Ciao a tutti sì, non sono scomparsa, ma come potete anche sentire ancora dalla voce, sono stata molto raffreddata, ho avuto un abbassamento terribile di voce, quindi non riuscivo comunque a parlare e avevo anche la tosse che mi dava molto fastidio in seguito al viaggio di cui appunto vi parlerò. E quindi insomma ho fatto un po' di stop dai video, però insomma su Instagram sempre presente ed eccomi perché oggi voglio raccontare il mio weekend a Monaco di Baviera. Vi voglio raccontare un po' le cose che mi hanno colpita in positivo e in negativo. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e se vi va, tanto è gratuito, attivando anche la campanellina per le notifiche e di seguirmi sui social, in particolare Instagram, e sotto trovate il link perché lì ho postato già tutte le foto di questo mini viaggio e quindi vedrete le cose di cui vi parlo e comunque lì posto veramente tantissimo, quasi ogni giorno. Insomma, non ho vloggato, anche se mi sarebbe piaciuto molto, perché comunque sono partita con un gruppo. E quindi non ero mai sola praticamente, ero sempre in compagnia di altre persone e o comunque anche di guide e quindi vloggare era veramente impossibile. Avrei voluto fare il video sulla stanza di albergo perché era carina secondo me, ma praticamente la prima sera quando sono arrivata ero stanchissima. Ho fatto la doccia e sono andata a letto. La seconda sera, idem, ero stanchissima, era tardi, ci ho anche pensato, ma sarebbe veramente venuto un video che si vedeva, sarebbe stato forzato perché non avevo veramente la forza, ero stanca e quindi niente. Però la camera era carina. Allora, insomma, comunque siamo partiti venerdì mattina. Venerdì era il 27 di settembre. Siamo partiti la mattina presto e direzione è stata la prima direzione, la prima tappa Innsbruck. E lì ci siamo fermati per il pranzo. 2, forse anche 3 ore, adesso non ricordo. Innsbruck io non la conoscevo, cioè sì, ne ho sentito parlare perché è un luogo molto famoso, soprattutto nel periodo natalizio per i mercatini di Natale. E ora che l'ho vista, immagino che in inverno con la neve deve essere veramente un posto surreale. Veramente sembra, credo, un posto fiabesco perché è una chicca, è deliziosa. Allora, ora passarci giorni credo sia un po' noioso, anche se magari intorno magari ci possono essere cose, giri da fare, non lo so, per quel poco che ho visto io, cioè in già 2 o 3 orette come sono stata ferma io lì, l'ho vista praticamente tutto perché è piccolina. Però è bella perché è piena di palazzi in stile barocco e con dietro ovviamente tutte le Alpi, queste montagne bellissime e quindi è suggestiva. E praticamente appena arrivata noi, cioè io e un po' di persone del gruppo, siamo andati subito a mangiarci la Saker, ovviamente, e siamo andati al Saker Caffè, un posto molto sciccoso. Noi infatti tutti vestiti praticamente da viaggio, capirai, 7-8 ore di viaggio sul pullman, immaginate come eravamo vestiti, insomma, tute, cose comode e via dicendo. Questo posto era molto raffinato. La Saker, buonissima, buonissima, buonissima. Quindi ci siamo tolti la voglia di dolce. E poi siamo andati un pochino in giro. Devo dire, molto carina era la piazza. Vabbè, sì, a parte belle viette, le viuzze con questi palazzi stupendi, ma la piazza era molto carina perché era piena comunque di bancarelle che vendevano prodotti locali, che ne so, tipo formaggi, cose del genere, comunque erano tutte cose da mangiare e ti davano anche molti assaggi. E poi questa piazza dà sul fiume,
che si chiama In, se non sbaglio, ed è molto carino perché, e c'è la foto mia appunto su Instagram, perché vi affacciate su questo fiume e al di là c'è tutta una serie di casette tutte attaccate una addosso all'altra, proprio stile Olanda, stile insomma Amsterdam, tutte super super colorate. È un colpo d'occhio carinissimo, bellissimo, e io ho fatto subito la foto. Mi raccomando, andate su Instagram perché veramente lì vedrete tutto quello che vi dico. E quindi niente, siamo fermati qui. Poi, prima di ripartire vicino alla fermata insomma dei Pullman, c'era un parco bellissimo, veramente bellissimo, verdissimo, pieno di piante. Non c'era una cartaccia, non c'era un rifiuto, non c'era nulla per terra, quindi veramente è stato piacevole passeggiare per tutti questi viottoli del parco. E c'erano anche le postazioni con le scacchiere per giocare, e c'erano anche due scacchiere grandissime a dimensione proprio uomo, con le pedine altissime, cioè altissime, insomma comunque saranno state tipo quasi un metro più o meno, e che venivano appunto mosse dai giocatori. Ed era carino insomma da vedere, perché poi c'era anche il pubblico che interagiva, non capivo nulla di quello che dicevano ovviamente, però insomma era bella cosa. E quindi niente, ho fatto questa pausa prima di partire in questo parco, e poi siamo ripartiti alla volta di Monaco. Quindi siamo arrivati la sera a Monaco tardi, dopo le 9, e quindi io ero stanchissima, ho fatto la doccia e sono andata a letto. Una cosa che mi ha colpita quando siamo arrivati in questo albergo, però ovviamente io parlo per quello che ho visto in questo albergo, non è detto insomma che sia tutto così, però mi ha un po' colpita il fatto comunque che fosse un 4 stelle, se non sbaglio anche superior, quindi insomma una struttura che dovrebbe essere di un certo livello. Mi ha colpita il fatto che l'organizzazione fosse veramente inesistente, perché il gruppo, quindi chi ha organizzato il viaggio, aveva già comunicato molto tempo prima le nostre esigenze, quindi chi voleva la stanza doppia, chi voleva la stanza singola, insomma no? Con tutti i nominativi. Però siamo arrivati e le stanze praticamente non erano affatto assegnate, per cui ci siamo trovati con tutta una serie di chiavi ammucchiate in un cestello, e la nostra organizzatrice che diceva chi vuole la singola, che ne so, io alzavo la mano, io, e allora quella della reception scovava una chiave lì dentro e ce la dà. E la cosa buffa, ma anche un po' preoccupante secondo me, è che abbiamo scoperto esserci chiavi doppie di una stessa stanza, cosa che io non ho mai visto, perché è successo a persone del gruppo che sono andate in stanza e l'hanno trovata già occupata da altri del gruppo. Quindi un'organizzazione veramente che ha lasciato molto a desiderare, però la stanza era carina. Non credo fosse pulitissima, soprattutto il pavimento, però vabbè, tralasciando, la stanza era molto carina, era molto colorata, c'erano anche le lucine che cambiavano colore, era carina e soprattutto silenziosissima. Il letto comodissimo, comodo comodo comodo, con dei mega cuscini comodissimi, e anche la vista era molto carina, e vi ho fatto la foto anche della vista, perché dava sul un cortile interno, quindi c'erano gli alberi, era molto silenziosa, e una cosa che mi ha colpita è stata il set di benvenuto. Ora, solitamente io in Italia, ma sono andata anche a Vienna, anche a Parigi, più o meno ho trovato le stesse cose. Nel set di benvenuto cosa trovi? Che ne so,
il set quello lì con il dischetto struccante, i cotton fioc, la cuffia per la doccia, una saponetta, cose così, no? Qui no, qui c'era una scatola divisa in quattro all'interno e dentro c'erano cose mai viste in un set di benvenuto. C'era un mini dentifricio e un mini spazzolino, ok, quello grazie, può essere utile. Il set quello lì, sì, con il cotton fioc, il dischetto struccante, la limetta per le unghie, comodo. E poi c'era un assorbente interno, che comunque, ok, anche quello può servire, ma soprattutto c'era un preservativo. Non scherzo, c'era un preservativo. E dopo questo ho notato anche che sulla porta, noi siamo abituati, dietro la porta d'ingresso della camera di albergo c'è il piano di evacuazione con la mappa, no? Che ti dice più o meno in caso di emergenza dove andare. Lì no, lì c'era una specie appunto di disegno che ti diceva prima di partire, era in tedesco e in inglese, ricordati di prendere, che ne so, c'era il caricabatterie, non mi ricordo adesso di preciso cosa, però mi ricordo che c'era scritto anche lì di prendere i preservativi. Quindi io non so, c'è questa un po' ossessione, credo, tedesca per il sesso sicuro, per carità fanno bene, però trovarsi queste cose in un albergo, boh, mi è sembrata un po' strana, un po' curiosa come cosa, però vabbè. Comunque, poi, questo venerdì sera, il sabato mattina siamo andati a Monaco, perché la mattina e un pezzetto anche del pomeriggio abbiamo girato praticamente Monaco con la guida, che ci ha fatto vedere quindi le cose principali, un po' di monumenti, ci ha spiegato un sacco di cose, cioè abbiamo visto il Duomo, abbiamo visto anche il famoso Carillon, quello che a mezzogiorno mi sembra, fa tutta quella musichetta con poi tutte queste statuine che si muovono, cioè è una cosa famosa. A me è stata un po' noiosa, però l'ho anche ripresa tutto quanto, insomma comunque vabbè è una cosa caratteristica e devo dire che ora io certo non è che ho girato tantissimo per mangiare, però chi come me è comunque abituato a non mangiare carne, a mangiare molto vegano o comunque molto pesce, mangiare comunque leggero, a Monaco si trova leggermente male secondo me, perché io sinceramente in quei giorni ho mangiato veramente pochissimo e gelati, perché lì praticamente va fortissimo la carne e da quello che ho visto il piatto proprio principale è lo stinco di maiale, che a me sinceramente non piace, non lo so, non attira, fa ribrezzo. E siamo andati a pranzo in un posto e io ho visto sul menù che c'erano due o tre piatti vegani, vegetariani, e ho preso quello. Erano praticamente dei funghi con una zuppetta in sapore bianca, in colore, e dei canederli di pane senza nulla, che veramente era molto leggera, ma molto anche insipida, senza sapore. Quindi insomma, il cibo mi ha lasciato un po' così, però vabbè, ci sarebbe stato da girare, cercare magari ristoranti un po' più particolari. Una cosa poi che ci ha sconvolto a tutti è stato il costo dell'acqua al litro, cioè lì l'acqua costa 7 euro al litro. Quindi anche se voi prendete una bottiglietta piccolina da 75 centilitri, comunque in proporzione la pagate tantissimo, sembra tipo 2,50 euro. Comunque facendo comunque il rapporto, poi un litro viene comunque 7 euro, cosa che invece un litro di birra costa 5 euro. Quindi questa cosa è sconvolgente e è inspiegabile, non ci siamo dati una spiegazione su questo. Però vabbè, questo è.
E quindi comunque Monaco, bellissima. Allora, devo dire che gli architetti hanno ripreso tantissimo dall'architettura italiana, dai monumenti italiani, e questa cosa, insomma, ci fa un po' onore, no? Ci hanno copiato. Ci spiegava la guida che Monaco durante la Seconda Guerra Mondiale è stata bombardata tantissimo, e infatti non è raro vedere palazzi, comunque monumenti che si vede sono fatti magari di materiali di più colori, perché uno è più recente e uno è più vecchio, perché ci ha spiegato che cose che erano state completamente distrutte non sono state ricostruite, cose che invece erano magari parzialmente distrutte dai bombardamenti sono state ricostruite, tipo anche il Duomo. E quindi, insomma, ecco, ci spiegava un po' di cose così. E poi sul tardo pomeriggio siamo andati all'Oktoberfest. Giustamente, trovandoci lì in quel periodo, è quasi d'obbligo andare a vedere questa manifestazione mondiale, no? Allora, andare all'Oktoberfest è stato anche piacevole perché si cammina un po' da dove ci ha lasciato il pullman, si passa attraverso una zona residenziale molto tranquilla. Cosa strana. Non c'erano indicazioni per Oktoberfest, non c'era nessun cartello, niente, quindi noi andavamo un po' alla cieca, più o meno ci siamo arrivati, però devo dire che è una cosa da cui poi io e un po' di persone siamo scappati. Io l'ho trovato uno spettacolo un po' indecoroso. Ora capisco che chi è amante della birra, perché io sono stata 3 giorni là ma non ho bevuto un goccio di birra, può amare questa manifestazione, questi chioschi in cui appunto si beve, si mangia, però lo spettacolo intorno è un po' triste. Perché vedete un sacco di giovani ubriachi trasportati proprio a spalla da altre persone, o peggio ancora, stesi proprio a terra collassati, e non è anche un bello spettacolo, per non parlare di quelli che fanno anche altro, non entro nei dettagli, ed è veramente triste. Una cosa che ho visto è gli infermieri che si facevano largo tra la folla per soccorrere, credo, i casi un po' più gravi, con una barella che sembrava, non scherzo, una bara, perché era praticamente ricoperta con un coperchio verde, non so se fosse credo di plastica, comunque leggero, che comunque racchiudeva tutta la persona che c'era sotto, e questi che si facevano largo con il fischietto tra la folla. E a me ha ricordato, non scherzo, sarà brutto dirlo, però a me ha ricordato una scena di quei quadri che si vedono un po' comunque dell'epoca della peste. Mi sembravano veramente quei medici che portavano via gli appestati con questa cosa, appunto, con questo coperchio, veramente uno spettacolo triste. Comunque, con il gruppo abbiamo fatto la fila per entrare in un posto per mangiare. Aspetta, aspetta, tipo un'ora per sentirci dire che non potevamo entrare perché non eravamo vestiti con l'abito tipico bavarese. Credo che siamo stati noi molto sfortunati a beccare proprio il locale più particolare, al che siamo usciti, siamo andati al Burger King. E anche lì io non ho mangiato nulla perché ho preso un veggie burger. Io non vado mai in questi posti. Ho visto veggie burger, dico ok, sarà qualcosa che mi piace, ma era unto, vi dico unto da far paura. Non me la sono sentita di mangiare, quindi ho mangiato solamente il pane e qualche foglia di lattuga. E quindi niente, insomma, veramente bruttissimo. Poi però siamo stati anche nella birreria. Non ricordo il nome, la HB, credo, HB, una birreria proprio storica che è nel centro di Monaco. Tra l'altro, davanti proprio c'è
Starbucks e io lì ci ho fatto una capatina e mi sono presa il frappuccino al caramello perché era un mio obiettivo del viaggio trovare Starbucks. E siamo andati appunto in questa birreria tipica e anche lì devo dire che cioè non mi è piaciuto assolutamente. Io ho preso un succo di mela, vi dico solo questo. È un posto enorme in cui tutti mangiano e bevono e quindi è un posto pieno di gente in cui già quando entri ti manca l'aria, un po' per la gente che c'è, un po' perché comunque mangiano anche tutte queste cose a base di carne e quindi c'è l'aria satura anche di questi odori di cibo. Più c'è una gran confusione di gente che urla, c'era anche un'orchestrina che suonava, quindi c'era anche la musica alta, una cosa terribile. E no, questi posti non fanno per me, però vabbè, è un'esperienza da fare. Il giorno seguente, quindi lunedì, no, che dico, la domenica 29, siamo partiti da Monaco per andare al castello di Neuschwanstein, insomma quello che ha ispirato il logo della Disney. Il viaggio per andare al castello è stato veramente bellissimo perché abbiamo attraversato dei posti fantastici che mi hanno ricordato tantissimo i luoghi su del nord Italia, delle Dolomiti, bellissimi, con tutti questi campi, queste distese enormi di verde, bellissimi, strade perfette, le strade non hanno una buca, non è un modo di dire, cioè è proprio così, non c'è una buca, si viaggia benissimo. Ah, poi con la guida siamo stati anche il sabato alla residenza quella estiva di Ludwig ed è bellissimo, è tipo Reggia di Caserta, non siamo entrati dentro, siamo stati solamente fuori giusto per vedere e ci spiegava che ci sono dei canali, no, tutti intorno, fuori, insomma, di questa reggia, d'inverno gelano e i tedeschi vanno là a pattinarci sopra sul ghiaccio, quindi deve essere veramente molto molto carino e divertente. Comunque abbiamo visto anche questa reggia, questa residenza estiva e lì ci sarebbe veramente da andarci perché ci sono un sacco di musei interessantissimi, tipo il museo delle carrozze, tanti musei belli da vedere, ma soprattutto sarebbe bello proprio anche entrarci dentro e vedere proprio tutti gli appartamenti, tutto. Però vabbè, noi non avevamo tempo e quindi quello non l'abbiamo visto, abbiamo visto solamente insomma l'esterno e devo dire che insomma è bello, ci sono i classici appunto giardini all'inglese, insomma bello. Poi insomma la domenica siamo andati a questo castello di Neuschwanstein, non so come l'ho pronunciato, e anche lì l'organizzazione ha veramente peccato. Allora, arrivati, carino, io ho fatto il percorso a piedi, ci sono tre modi per arrivare al castello. O fare il percorso a piedi, sì è un pochino in salita, ma insomma non è una salita proibitiva, e poi comunque è vicino, quindi l'ho fatto a piedi. Oppure si può andare con la carrozza trainata da cavalli, e quello può essere carino, e passano appunto per lo stesso percorso pedonale. Oppure c'è una navetta che farà un altro percorso. Io ho fatto quello a piedi e ok, lungo il percorso diciamo ogni tanto c'è odore di escrementi di cavallo, però periodicamente passa anche un macchinario che raccoglie il tutto e pulisce, quindi da questo punto di vista non gli si può dire nulla ai tedeschi. Questo castello è bello e la visita dura 45 minuti ed è fatta tutta con l'audio guida, quindi c'è la guida che mano a mano vi porta nelle varie stanze, attiva l'audio guida e voi ascoltate le spiegazioni. A me è piaciuto. L'unica cosa, l'organizzazione, perché anche lì c'è stato un problema con i biglietti dei nostri organizzatori, cioè noi siamo entrati però loro hanno avuto dei problemi all'ingresso e per un problema, per un errore che avevano fatto loro alla biglietteria, e comunque ci avevano detto di stare lì un'ora, forse anche due prima dell'ingresso, quindi abbiamo perso un sacco di tempo praticamente a non fare nulla, perché lì sì, puoi girare un po' intorno, vedere il panorama,
però lì all'ingresso, se non hai il biglietto, cioè è piccolo, stai lì, fai due foto e poi però hai fatto, se non entri non vedi altro. Quindi insomma l'organizzazione, devo dire che per questa mia piccola esperienza non è stata proprio delle migliori, però il castello a me è piaciuto. Dopodiché siamo ripartiti e siamo tornati giù. Quindi, riepilogando, per quello che ho visto io, la Baviera è un bel posto, Monaco è una bellissima città, ricca anche di musei, che anche lì ci sarebbe da perdersi a visitarli, però l'acqua è carissima, l'organizzazione un po' così, e i tedeschi, ho notato, per quanto appunto mi riguarda, non sono gentilissimi con gli italiani, noi, insomma parlo di noi, non lo so, non è che sono molto disponibili anche a capirti se tu cerchi di spiegarti, non l'ho trovati molto disponibili, però quello che ho visto mi è piaciuto. Quindi andate su Instagram a vedere le foto che ho postato e vi ricordo trovate appunto il link sotto. E noi ci vediamo a questo punto al prossimo video. Io spero che questo vi sia piaciuto. Se anche voi siete stati a Monaco o comunque nei dintorni come me e non condividete qualcosa che ho detto io, ditemelo, perché insomma è normale che possa essere così. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!